Don dello spirito ad Alessandro Di Battista, prego, bentornato, si accomodi. Buonasera. Grazie per aver riso con noi. Jay Gnocchi che inizia a raccogliere sponsor di livello, diciamo, la selezione. Stato cattivissimo. Cattivo, ma insomma inizia il nulla a prendere piede. Senta, archiviata la Sicilia, ne abbiamo parlato tanti e per tanto tempo, entriamo in campagna elettorale. Allora, dal suo punto di vista, la sfida è tra voi e il PD, tra voi e Berlusconi, tra Berlusconi e il PD. È un po', per me è piuttosto intollerabile che un uomo come Berlusconi, condannato per frode fiscale e cacciato dal Senato, interdetto ai pubblici uffici, possa rappresentare ancora un candidato. Io andrei un po' oltre. Tra l'altro, Floris, si parla soltanto di voi contro il PD, voi contro Berlusconi, ma questi che hanno proposto? Cioè, ma parliamo di idee, ma che hanno proposto? Che idee ci hanno? Io leggo comunicati, ora che stanno in campagna elettorale, promettono quello che non hanno mai realizzato in 20 anni che hanno governato. Renzi promette robe, Berlusconi dice faremo redditi minimi garantiti. Cioè, ma questi hanno governato. Perché non l'hanno fatto quando hanno governato? Sa cosa? Ma perché? Allora, lei dice cosa propongono. Io le dico, meno tasse, meno rigidità sui conti da parte dell'Europa, non l'aumento dell'età pensionabile, sia la spesa in deficit, se serve a far crescere il paese. Benissimo. Lei, PD e Forza Italia, dite tutti la stessa idee cosa. Idee fantastiche, soltanto che Fiscal Compact l'hanno votato centrodestra e centrosinistra, i trattati europei l'hanno votati centrodestra e centrosinistra, l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione sotto Monti, votato dal Partito Democratico e da Forza Italia, che si chiamava Popolo della Libertà. La legge Fornero l'ha votata Bersani, Berlusconi e la Meloni. Cioè, questi... Le chiacchiere stanno a zero. Senta, le chiacchiere stanno a zero, però le devo dire... Meno tasse, ma perché non le hanno abbassate? No, le devo dire, però, dal punto di vista dei programmi, alla fine non è che c'è tanta differenza tra voi. Ma infatti... Qual è la vostra specificità? Che ancora non avete fallito, quindi ci si può affidare a voi? Quando noi siamo entrati, appunto, vediamo un po', nel 2013 il Movimento 5 Stelle ha preso tantissimi voti e aveva un programma. Tutto quello che noi potevamo realizzare come forze di opposizione, anche senza attendere una legge, l'abbiamo fatto. Oggi, più che i programmi, che sono evidentemente importanti, però come diceva lei, spesso si dicono tutte le stesse cose, conta la credibilità. Io non ho atteso una legge per tagliarmi lo stipendio, io non ho atteso una legge per non beccarmi il vitalizio, io per diciamo, il prepensionamento e la pensione vantaggiosa. Ne parleremo a lungo. Io non ho aspettato una legge per non prendere un euro di finanziamento pubblico ai partiti, questa si chiama credibilità. Io non aspetto la sentenza di Cassazione per mandare via alcuni soggetti del Movimento 5 Stelle se sono mele marce. Cosa diceva da Milano? No, diceva da Milano, ma guardate... Torniamo alle origini. Alla fine chi era il più duro con gli antisistema? Era proprio Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi con la Consulta è stato molto più netto di voi, è stato molto più netto di voi con la magistratura, è stato netto, molto più netto di voi all'epoca con l'Unione Europea, con Draghi. E Renzi quando ha iniziato è arrivato al 40% perché picchiava duro, rottamare, via i vecchi. Il vedere la loro parabola. Sì. Non può far pensare che voi siate solamente nella fase di nascita dell'ennesimo fenomeno populista italiano. Questo avremo, vogliamo un'occasione per dimostrare il contrario, ma questo dipenderà dai cittadini italiani se vorranno votarci o meno. Però non è che siccome il Movimento 5 Stelle non ha governato si può beccare gli errori e possiamo noi subire gli errori di coloro che hanno governato. Scusate, ma è una roba totalmente ingiusta. Io sono entrato nel Movimento. E il Movimento è nato proprio in virtù del fallimento dei partiti politici. Ora, siccome Berlusconi ha promesso delle cose e non ha mantenuto, quell'altro anche che... Berlusconi con Forza Italia era entrato in virtù del fallimento dei partiti politici. Sì, ma Forza Italia è stata fondata da un tizio che si chiama Dell'Utri, che oggi è in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. E allora siamo all'onestà. Io le faccio vedere una foto del ministro Poletti, con un gruppo di persone, tra cui Casa Monica, ecco, la vedrete, la ricorderete tutti, era l'epoca di Mafia Capitale, eccolo qua. Su questa foto ministro Poletti era in compagnia di quelli che poi un po' la mafia della città, un po' anche le persone che poi furono invischiate in Mafia Capitale. I 5 Stelle hanno avuto una grande reazione, no? Adesso le faccio vedere però la foto di Battista e Di Maio. Certo. Arrestato Fabrizio Lagaipa, imprenditore 42 anni, primo dei non eletti nei 5 Stelle, le scorse elezioni avrebbe costretto i lavoratori a firmare buste paga false e domiciliari. Allora, questa è una foto che, diciamo, a occhio esperto dice, beh, campagna elettorale, ci sono milioni di persone. La stessa reazione che ho avuto quando ho visto la foto di Poletti.
Qual è la differenza? Che in quelle foto, in Mafia Capitale, ci sono degli eletti del Partito Democratico, eletti a Roma, che si sono beccati mazzette e tangenti da Buzzi e Carminati. Questo è un discorso. Questo l'ha preso, ha estorto del denaro dai suoi lavoratori. Saffron è super leale, proprio parlo in maniera super schietta. Come si comporta il Movimento 5 Stelle? Per candidarti al Movimento 5 Stelle tu devi darci la fedina penale pulita. Quando riceviamo delle segnalazioni, chiediamo ai candidati di fare il 335, ovvero non soltanto la fedina penale pulita, ma ci devono fornire un documento dove c'è scritto non ci stanno determinate indagini. Fermo restando che alle volte, e questo è anche un potere più che giusto da parte della magistratura, alcune indagini sono segretate. Ora, noi non possiamo cambiare l'animo umano. Le regole che ha il Movimento 5 Stelle non escluderanno mai al 100% il fatto che possano entrare delle mele marce, ma riducono drasticamente. Questo. L'ho conosciuto come candidato. Cioè l'ha conosciuto, diciamo, Movimento 5 Stelle adesso è un marchio forte, no? E di garanzia agli occhi di molti. Certo. Ma voi di lui, per come, che richieste, che inchiesta avete fatto? Movimento 5 Stelle, Floris, non conosceva, dove nasce? Non conosceva neanche me Di Maio. Da dove nasce Di Maio? Da dove nasce Di Battista? Il Movimento 5 Stelle permette a cittadini incensurati di candidarsi. Poi una forza politica va giudicata, io lo dico con orgoglio, non per il fatto che sia impossibile appunto che possano entrare delle mele marce, questo è impossibile da controllare al 100%, ma da come si comporta il giorno in cui le scopre trova delle mele marce, perché lui l'abbiamo espulso nel giro di 12 ore. Allora, alcuni partiti candidano persone che hanno 22 capi di imputazione, cioè questa è l'enorme differenza. Io non posso fare un'altra domanda. Sì, però veramente voglio essere chiaro. Io vorrei... Cosa deve fare una forza politica? Non soltanto deve essere onesta, deve apparire come tale. Ma e cosa volete fare anche? Cioè, lei dice... Il movimento deve lei essere... Lei Di Maio non lo conosceva prima, immagino. No, deve essere... Ma questa è la logica del movimento. Ma se uno di voi pensa che serva più ordine e l'altro pensa che serva meno ordine, se uno pensa che servano più tasse e l'altro pensa che ne servano di meno, voi vi incontrate in Parlamento per discutere. Ma quando mai in questi anni il Movimento 5 Stelle ha votato non in maniera compatta un determinato provvedimento? Cioè la nostra forza è il programma. Io vorrei venire qua, poi rispondo a tutte le domande del mondo. Però parlare delle nostre proposte, che le abbiamo e le abbiamo presentate in Parlamento. Io porto le leggi, ma vogliamo essere giudicati in base alle leggi che facciamo e anche in base a questi comportamenti? Cioè io e Di Maio dobbiamo seguire un programma che è quello fatto da tanti nostri iscritti. È questa la nostra forza. Io capisco che il movimento sia difficile da catalogare. No, e che alle volte viene in mente che l'identità venga creata per contrapposto. Cioè facciamo conto, adesso molti osservatori dicono lo scontro alla fine potrebbe essere centrodestra contro il Movimento 5 Stelle. In questo momento io l'altro giorno sentivo Di Maio da Fazio. Parlava di esclusi, di ultimo del mondo. Allora dico, ma non è che adesso fanno la sinistra? Quando era quest'estate sugli immigrati facevano la destra. Può essere che voi siate un pochino, in maniera molto smart, come diceva da Milano, in maniera anche molto moderna, che vi infiliate negli spiragli che lasciano le altre forze politiche. Invece è possibile o no capire che il Movimento 5 Stelle valuta provvedimento sulla base dell'interesse collettivo e del bene generale? Questo lo potete accettare o no? Ma qual è l'interesse collettivo? Per esempio, se mi arriva un provvedimento che me lo porta avanti la Lega sull'abolizione della legge Fornero, io lo voto, non me ne frega niente che lo presenta la Lega. Se mi arriva un provvedimento da parte della sinistra su un reddito di cittadinanza, io lo voto, non me ne frega niente. E voi cosa presentate? Un programma che, come lei sa, c'è, vado in TV, mi dicono non c'avete il programma e facciamo il tour dei programmi. Poi inizia a parlarne, dice, no, ne parliamo dopo. Vorrei poter parlare delle nostre proposte sulla trasparenza bancaria, sul risparmio. Ora arrivano anche i nostri colleghi in modo da Però per me, Floris, io sono del 78. All'interno del Movimento 5 Stelle ci sono, diciamo, elettori che provengono dal Partito Comunista o dal Movimento Sociale Italiano. Questa è la verità. Io ho sempre votato a sinistra in vita mia. Mio padre votava Movimento Sociale Italiano. Entrambi ci troviamo perfettamente in questa. Oggi, questa è la mia opinione. Per me le categorie di destra o sinistra, dopo che vedo in questo paese la destra che crea Equitalia e la sinistra che abolisce l'articolo 18, è possibile pensare che siano delle categorie obsolete, fine settecentesche? Non rappresentano più le pulsioni degli italiani. Perché? Per noi rappresentano le pulsioni degli anni altro, un programma, delle idee, l'onestà, l'intransigenza quando ci sono casi come questo soggetto qui del quale lei ha mostrato in precedenza la fotografia. Questo è il movimento. Allora, il rispetto questi sono anche tratti, diciamo, che ora parleremo
potrebbero essere considerati prepolitici, diciamo. Queste sono le caratteristiche che voi cercate nelle persone che poi vanno a fare cosa? Ma ora lo vedremo. Cartello 10, ultimo capitolo che trattiamo noi, poi abbiamo colleghi che ci aiutano, i guai giudiziari. Allora, a Roma la Raggi è indicata per falso in atto pubblico, certo. A Torino l'Appendino, omicidio, lesioni e disastro colposo. Aspetti, me l'hanno rimpicciolito, non lo leggo più, ora andiamo avanti. Eccolo qua. A Livorno, Nogarin, bancarotta e turbativa d'asta. A Bagheria, 5 per turbativa d'asta e altro. A Agrigento, la Gaipa, quello di cui abbiamo parlato, per estorsione. Dice Renzi, da quando guidano le città, i cittadini stanno uguali. E in più loro hanno scoperto che a governare ci si sporca le mani e collezionano guai giudiziari. Lei si sente di dire, ad esempio, che a Roma i cittadini stanno meglio rispetto a quando non c'era la Raggi? Allora, è inutile che entro nelle specifiche, certo, diciamo, perché il discorso è generale. Però vorrei dire che abbiamo un codice etico, che è stato anche elogiato dal PM antimafia Di Matteo, che prevede le dimissioni quando c'è una condanna in primo grado. E anche le dimissioni quando ci sono dei reati, anche soltanto delle indagini, particolarmente gravosi dal punto di vista, diciamo, del reato stesso. Ora, è evidente che governare è molto complesso. Io, e l'ho ripetuto tante volte, ho sempre pensato che fare il sindaco di Roma sia più difficile che fare il Presidente del Consiglio. Vi do un dato, ho fatto campagna elettorale in Sicilia. La Sicilia ha 5,8 miliardi di euro di debiti, tutta la Sicilia, una cifra enorme, 5,8 miliardi. Solo Roma ce l'hanno lasciata con quasi 15 miliardi di euro di debiti. Con problematiche. Lo diceva pure Marino, Sì, ma Marino se la doveva prendere col partito suo che le ha lasciati i debiti. Non è che io me la son presa col Movimento 5 Stelle. Questa è la novità, la vostra grande forza. Allora, Gianni Riotta, prego, Massimo Franco, Massimo Giannini. Benvenuti, allora, li conoscete, Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, prego, i giornali che possa intervistare Sandro Di Battista. Allora, buonasera. Massimo Franco, cominciamo con lei che si è seduto per primo. Ma comincerei con la Sicilia, visto che ne ha parlato l'onorevole Di Battista, perché là la sconfitta del PD mi sembra abbia abbastanza oscurato la vostra sconfitta. Io l'ho visto una sconfitta molto più grave dei numeri. Nel senso che voi, Di Maio l'ha detto qua, sostenevate che quelle elezioni fossero più importanti del referendum costituzionale del 4 dicembre. Risultato, avete perso. Non solo, al referendum andò a votare, mi sembra, oltre il 56% dei siciliani. A queste elezioni il 46%. Evidentemente c'è un astensionismo che voi non riuscite assolutamente a riassorbire. Questa non è forse per voi la peggiore sconfitta per quel risultato? Allora, se non ci fosse il Movimento 5 Stelle, l'astensionismo sarebbe molto molto più grande. Ora, è vero che tanti cittadini, ripeto, dico quel che penso, molti cittadini sono totalmente sfiduciati nei confronti di tutta la politica e noi ci becchiamo le cose che hanno fatto gli altri. Un'altra cosa che io penso, però lo dico in maniera pulita agli italiani, che gli italiani a un certo punto si devono assumere la loro responsabilità. Le elezioni siciliane, durante le quali noi abbiamo raddoppiato i voti rispetto alle elezioni precedenti, quindi parliamo anche di sconfitta o non sconfitta, io sono estremamente orgoglioso di quel risultato. Io mi sono impegnato tantissimo e noi abbiamo fatto autocritica dopo le elezioni europee. Ecco, io non faccio autocritica dopo le elezioni siciliane, perché ci siamo spesi tantissimo, girando tutte le piazze, facendo denunce contro la mafia estremamente importanti, le ho fatte anch'io. Ora, in Sicilia... Sì, ma non avete smosso nessuno. Non è vero. Anzi... rispetto al referendum di un anno prima è andato il 10% in meno a votare. Per voi vuol dire che la vostra offerta politica non è considerata nuova. Fermo restando che noi dobbiamo, che per me è veramente il primo nemico del Movimento 5 Stelle oggi è l'indifferenza, non Berlusconi, Salvini o il Partito Democratico. Io dico, innanzitutto me ne assumo le responsabilità, io sono stato in Sicilia e ho conosciuto siciliani che mi dicevano: io sono del Movimento 5 Stelle ma non posso non votare genovese altrimenti perdo il posto di lavoro. Ovvero, il voto di scambio è un cancro, non soltanto in Sicilia, ma ci sono cittadini così disperati, non li sto giustificando, da vendersi il voto per 25 euro. E questo è un problema grande che c'è. Per quel che concerne l'astensionismo, per quale motivo al referendum hanno votato, se non sbaglio, in Italia il 65% degli italiani? Perché c'è possibilità di decidere. Per questo il Movimento insiste nell'introduzione all'interno della Costituzione di strumenti di democrazia diretta. Sì, però lui dice, vi muovete nell'offerta politica tradizionale, cioè non pigliate qualcuno nuovo, dice Massimo Franco. Certamente. Drenate da destra e da sinistra. Certamente
lì secondo me dobbiamo addirittura lavorare meglio, come? Probabilmente coinvolgendo di più i cittadini, al di là di dirgli votate il Movimento 5 Stelle, che per me è anche meno importante rispetto alla partecipazione alla vita politica, che è un diritto, ma lo dico agli italiani, è anche un dovere. Perché noi abbiamo insistito sulla battaglia sugli impresentabili? Perché gli impresentabili sono portatori di voti, hanno dei pacchetti di voti a disposizione, i partiti li candidano proprio perché portano pacchetti perché di voti. Gianni Riotta. Se votano poche persone, gli impresentabili hanno diciamo una forza, una potenza maggiore. Ora, Franco, è pur vero che da quando c'è il Movimento 5 Stelle milioni di italiani si sentono rappresentati e senza il Movimento 5 Stelle, io per primo, probabilmente non andrebbero al voto. Ora, il problema dell'astensionismo è un problema collegato a livello mondiale alla crisi, per me, della democrazia rappresentativa, ci che non rappresenta più nessuno. Onorevole, deputato, gioca in casa. Sa cosa avete danneggiato in Sicilia? Credo di essere l'unico siciliano, correggimi se sbaglio, sono l'unico siciliano su questo. Vi ha danneggiato una dei vostri ferri di lancia, cioè noi andiamo sempre da soli, non facciamo alleanze con nessuno. Allora, in quella discussione col candidato del PD, che tutti sapevano che avrebbe sicuramente perso, molti hanno detto: se noi mettiamo il voto nel freezer, nel congelatore di 5 Stelle, lo perdiamo, e quindi c'è stato un flusso. Abbiamo fatto col gruppo di studio Cacci dei flussi molto interessati, cioè ci sono persone che vi avrebbero anche votato, ma non vi hanno votato perché pensavano che voi non ci avreste fatta. Allora io le chiedo, questa idea di dire noi non andiamo mai alleanze, siamo sempre da soli, che quando... Mi creda, conosco Franco da sempre, se vi dà dei numeri sono numeri giusti, però non c'è il rischio che il freezer che vi ha penalizzato in Sicilia vi penalizzi anche dalla novantura alle elezioni politiche? Quello lo decideranno gli italiani. Io vado da solo. Però scusi, ma con chi dobbiamo andare? Ma no, questo lo deve dire lei, se vuole glielo dico. Quali idee dovremmo sposare? Ora, voglio essere chiaro. Diciamo, la premessa dovrebbe essere... se volete vincere con chi dovete andare. E quindi le alleanze, in questa logica, perché le vedo le alleanze proposte dal Partito Democratico a sinistra, sono scamotage per vincere le elezioni, non per risolvere un problema dei cittadini. Beh, scusate, io non sono così. Si può risolvere un problema se vinci le elezioni, se no ci pensano altri. E li ho visti i governi, che si sono presentati con accozzaglie e poi una volta arrivati diciamo ai posti di comando dover sottostare a ricatti incrociati. Io ti do una poltrona, però tu mi voti questo e non governare nulla. Non c'è nessuno simile a voi con cui allenarvi. Nessuno. Me lo dica lei, Flores. Mi dica chi. Beh, i giornali parlano di MDP, della sinistra, parlano di parte MDP, del PD. L'altro giorno di Salvini. Parlano di similianze grosse tra voi e Salvini. Allora, vi dico quello che è la nostra linea. Poi potete condividerlo o meno, però l'avrò detto 800 miliardi di volte. La potete condividere o meno. Il movimento, io mi sono presentato... Si chieda con... perché continuiamo a chiederglielo. Perché probabilmente, scusi, siete, Franco, siete tarati con la logica delle alleanze a tutti i costi. Ma no, non hanno portato a nulla le accozzaglie. Però mi scusi una cosa. Lei giustamente dice non vogliamo una accozzaglia, fanno le alleanze solo per governare. Va bene? Voi non fate le alleanze, anche voi non governate. Questo, quindi è la stessa cosa, speculare a quello che dice. Italiani, no? No, è speculare a quello che le dice dei suoi avversari. Perché lei dice fanno delle alleanze eterogenee e non governano. Voi non ne fate nessuna e anche se vincete non governate. Io. Allora, la risposta di Battista che deve la risposta Riotta per Massimo Giannini. Con il massimo rispetto, sono stufo di essere costretto a parlare solo della politica che parla della politica, delle alleanze e delle controalleanze. Io ho smesso di votare il Partito Democratico proprio per questa logica e ho scelto di candidarmi con il Movimento 5 Stelle perché nello statuto c'era scritto il Movimento 5 Stelle non fa alleanze, vota provvedimento su provvedimento in base all'interesse generale. Quello che io mi auguro possa succedere dopo le elezioni politiche, ne parlavamo in precedenza. Il Movimento 5 Stelle si presenterà da solo, perché questa è la nostra forza, perché io me ne andrei il giorno dopo dal Movimento 5 Stelle qualora facesse alleanze con i partiti responsabili dei disastri che conosciamo tutti. La sanità pubblica distrutta, la scuola pubblica distrutta, il risparmio distrutto dagli interventi della politica. Ora, qualora dovessimo avere la maggioranza, il Presidente potevamo vincere a Roma, a Torino, e la logica vostra nel 2012, elettorale... quando ci ignoravate, è che perdoni, il Movimento 5 Stelle non sarebbe entrato in Parlamento, abbiamo preso il 25%. Le posso chiedere per una cosa? Sì. Lei mi dia del tu, mi dia del lei, ma non mi dia del voi. Uno, perché l'abbiamo abolito qualche anno fa, e perché io rappresento qui me stesso.
Lei rappresenta un movimento politico. Io ora ne parliamo del voi e allora, parliamo di Ostia. Non mi dica voi, perché questo da parte sua è veramente scorretto. Va bene, perché quando siamo stati ignorati prenda nel 2011, scritto di diciamo, voi, non 2011 sono 2012, sono io. Dalla gran parte del sistema mediatico nazionale, siamo stati ignorati. Adesso ci sono larghe parti del sistema mediatico nazionale che sono assolutamente a vostro favore. Quindi vogliamo parlare anche di questi? No, quando vogliamo parlare? Però non vogliamo parlare del sistema mediatico, che... dei giornali, delle testate che sono con voi? Sì, ne vogliamo parlare? Aspetto Giannini per parlare del sistema mediatico. Giannini, prego. Io le stavo dicendo però che... Che vuole da me? No, perché parliamo sempre del sistema mediatico. Io vorrei dire che qualora dovessimo avere la maggioranza... o meglio dovessimo vincere arrivare le elezioni, primi perché vincere le elezioni Giannini, il Presidente della Repubblica dovrà darci un incarico fino a prova contraria. Questa è una Repubblica parlamentare, lo dà a chi ha la possibilità di formare la maggioranza, lo deciderà il Presidente della Repubblica. Qualora ci dovesse dare l'incarico, questa fino a prova contraria è una Repubblica parlamentare, ci presenteremo di fronte alle Camere e diremo queste semplici cose. Già ve le dico, il Movimento 5 Stelle al governo ha queste priorità: una vera legge anticorruzione perché i corrotti in questo paese non ci vanno, una legge per risolvere finalmente il conflitto di interessi perché risolverlo porta competitività e lavoro, una legge sulla trasparenza bancaria, l'abolizione della legge Fornero, una legge straordinaria a sostegno delle piccole e medie imprese. Vediamo chi ci sta. Giannini, io li voglio vedere da destra e sinistra assumersi allora, le responsabilità. Ascoltiamo Massimo Giannini, prego. Senta, a proposito di quello che farete se e quando governerete il Paese, domenica scorsa Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento, in una trasmissione, quella di Fazio, ha detto: noi presenteremo una lista di ministri di altissimo profilo perché crediamo nella competenza, ha addirittura detto uno non vale sempre uno, in qualche caso non deve neanche voler dire che uno vale l'altro, no. Quindi una valutazione importante sulla qualità della squadra. L'8 giugno del 2016 Virginia Raggi ha detto ai romani: presenterò una squadra di altissimo profilo, tutte persone di specchiata e chiara fama. Abbiamo visto come è andato a finire, un disastro totale, 5 anche di più assessori che sono saltati, quelli che rimangono, onestamente, una squadra mediocre. Questa è la sua valutazione. Certo, sto parlando io. Perché per me no. È il sistema mediatico. Lei no, lo no, è la sua valutazione. Per sì, me è la non mia è una valutazione, mediocre. Certo. Però mi dice una sola ragione per la quale gli italiani oggi si dovrebbero fidare di quello che dice Di Maio alla luce di quello che hanno visto a Roma. Ok. Il Movimento 5 Stelle, la verità, che non sarebbe neanche nato se i partiti politici non avessero fatto certi disastri. Questo lo sapete perfettamente. Noi siamo nati e siamo anche cresciuti molto molto velocemente, sia per meriti nostri, perché ci siamo comportati con estrema coerenza in Parlamento e abbiamo fatto una signora opposizione, sia per demeriti altrui. Questa è la verità. Cioè, se i partiti si fossero comportati discretamente, probabilmente il Movimento 5 Stelle oggi non sarebbe la prima forza politica del Paese. La stessa cosa, Giannini, avviene anche nei comuni. Se guardate i comuni dove noi abbiamo vinto, vinciamo regolarmente in comuni. No, ma io voglio sapere la squadra di governo che presenterete. Ci arrivo. Vinciamo in comuni che ci sono stati lasciati regolarmente in macerie. Ma questo lo sappiamo e ce ne assumiamo le responsabilità. Roma, che voi tutti dite che per carità è il disastro assoluto. A Roma, per fare un tempo a Roma, gli appalti venivano dati in assegnazione diretta. Ed è così che è scoppiata Mafia Capitale, ovvero i comuni li davano gli amministratori direttamente agli amici degli amici. Costi pubblici che si innalzano e servizi scadenti. Per fare un appalto pulito a Roma e regolare ci vogliono 9 mesi. Per quello io dico che è diritto del Movimento 5 Stelle a Roma essere giudicati al termine di una consiliatura. Poi, qualora il Movimento 5 Stelle al termine di una consiliatura non dovesse aver, diciamo, rispettato determinati patti, io sarei il primo a dire non votate il Movimento 5 Stelle. La squadra di governo. La squadra di governo, molti assessori in tutti i comuni. No, nazionale, cioè, lasciamo stare Roma. No, però lei faceva l'esempio con Roma. Lei sì, però Roma, mettiamola da parte. La squadra di governo. Paradigma negativo, certo, per voi, no? Questo, ripeto, la squadra di governo. La squadra di governo, quando la presenteremo, valuterete che tipo di figure avremo scelto. E sulla base delle figure che avremo scelto, io invito i colleghi prima delle elezioni o dopo? Senz'altro, Giannini, alcuni ministri molto importanti verranno presentati prima delle prossime elezioni politiche. Allora, io così il cittadino colleghi saprà anche degli elementi più per concentrarsi su due temi ora. Ostia, che bene o male è un quartiere di Roma, è andata a votare. Là non è che siete andati per ora tanto bene, mi pare i voti siano calati. C'è stato quel fatto terribile di una violenza a un giornalista che giustamente avete stigmatizzato, ma il rapporto col sistema mediatico molti osservatori l'hanno messo in comune.
comune. Dice, beh, ma come un leader che dice ai giornalisti io vi mangio e poi vi vomito, poi si scandalizza se ci sono atti di violenza nei confronti dei giornalisti? E il secondo tema che vi invito a discutere sono le banche. Partiamo con Ostia, Massimo Franco. Ma io su Ostia, al di là di questo episodio molto grave, ritorno sul fatto dell'astensionismo. Lì a Ostia ha votato un elettore su tre, quindi un problema aggravato rispetto alla Sicilia. Ecco, se in qualche modo non stiamo assistendo ad una sconnessione tra momento elettorale e democrazia rappresentativa, e se voi in qualche modo, che siete sempre stati beneficiati da questo distacco, oggi anche in quel caso non siate in grado di attirare nessuno. Allora, io concordo. Perché adesso, mi scusi, se lei mi dice che se non era per voi andava a votare ancora meno gente, a Ostia andava a votare 5%, Io le dico che però queste elezioni a Ostia, come lei sa, sono delle elezioni di un municipio. Evidentemente, quando ci sono delle elezioni, forse circa 200.000 persone. Sì, non lo metto in dubbio, sono tanti cittadini. La tredicesima città italiana. Sì, però per quale motivo è andato al voto, andrà al voto soltanto un municipio? Questo municipio, appunto, Ostia, Cilia, perché è stato commissariato per mafia, ovvero la passata amministrazione, con un presidente del Partito Democratico, Tassone, se non sbaglio, arrestato e poi condannato in primo grado, quella passata, la circoscrizione, quel municipio è stato sciolto per mafia. Io capisco che ci siano tanti cittadini che la mafia lì la vedono da tanti anni, nello specifico da quando Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra, fu inviato dai Corlonesi lì ad Ostia, così, per stringere accordi con la banda della Magliana e portare l'eroina a Ostia e sul litorale laziale. Da allora c'è la mafia, Cosa Nostra. Da allora evidentemente la mafia c'è e ci sono dei cittadini che io li capisco anche sfiduciati. Ma però devono capire questo. Ma non è un referendum sulla Raggi, no? Non è che è un primo check di come viene vista la Raggi a Roma. Allora, se vogliamo metterla in questo modo, il Movimento 5 Stelle è arrivato primo al primo turno e valuteremo come si comporteranno i cittadini, chi voteranno al termine del ballottaggio. A voi interessa arrivare primi quando va a votare un terzo dell'elettorato? O preferite arrivare secondi quando va il 60-70% dell'elettorato? Perché qua mi sembra una rincorsa in discesa verso la fine della democrazia. Franco, io mi impegno giorno dopo giorno con i miei comportamenti, con l'impegno di tutti i fine settimana in questi 5 anni, per far capire a tutti i cittadini, a cominciare da indifferenti, sfiduciati e fatalisti, soprattutto i fatalisti sono i migliori alleati del sistema, quelli che dicono tanto sono tutti uguali, e per me questo è un alibi, perché io non mi sono comportato nello stesso modo in cui si sono comportati i parlamentari nella Gianni passata Riotta. Legislatura. Allora, però le voglio dire che il mio obiettivo è quello di convincere gli italiani ad andare al voto e lavoro per questo. Poi cercheremo delle metodologie migliori, cercheremo di coinvolgere meglio i cittadini, però non è facile ridare fiducia in un municipio che è stato sciolto per mafia e che vede la mafia negli occhi da quando, ripeto, il cassiere di Cosa Nostra ci portava Riotta. L'eroina. Non è facile. Onorevole Di Battista, intanto alla lista di governo metta anche un protocollo che costringa Floris a dare una sedia ai suoi invitati, perché qui queste sono le sette da frutta che da Amnesty International. Non dovete stare comodi. Questo lo metta così, attira già dei voti. Io sono più ottimista di lei sul Movimento 5 Stelle, perché è vero che una parte del vostro consenso viene dal disgusto per gli altri, come diceva. Però una parte del vostro consenso, guarda, io vi ho studiato dal 2012, seguo il blog tutti i giorni, sia i flussi di chi vi guarda, sia quello che scrivono, tutti i giorni. Ci sono anche molte persone che hanno creduto davvero che finita la Prima Repubblica, finita la Seconda Repubblica, occorresse voltare pagina. Cioè una vera, come diceva Renzi, una vera rottamazione fatta dal basso. Allora, questa è una domanda che non c'è stata solo in Italia, in America, in tanti paesi. Allora, onorevole, questa domanda però, chiamiamola populista, ma senza dare all'aggettivo nessuna caratura negativa, diciamo popolare, preferisce popolare, popolare. Questa domanda popolare è una domanda di rabbia, è una domanda di foga, è una domanda di istinto. Allora, io delle volte ho paura che voi non la irreggimentiate nella direzione giusta. Abbiamo parlato di Ostia, parliamo di una cronista di Repubblica, la Angeli. Se lei legge, che delle volte ha preso posizioni critiche sui 5 Stelle e che a Ostia ha avuto un'esperienza molto negativa, se lei legge quello che nel blog di Beppe Grillo si scrive o che i militanti grillini scrivono a proposito dell'Angeli, inorridisce, cioè scrivono delle cose terribili. Allora, le chiedo, abbiamo anche il suo collega Di Maio nel seguito, non è arrivato il momento che da Grillo
a Casaleggio, a voi, voi cominciate a dire, ragazzi, bene la rabbia popolare, però ci sono dei paletti che non si superano. Ma io ho utilizzato toni sconvenienti con voi stasera, pure critici. No, adesso sto parlando di altre, ripeto, non l'ho mai fatto. No, ma lei non li userà stasera. Io però le dico, vediamoci una volta in diretta da Giovanni, apriamo il vostro sito e cominciamo a leggere che cosa la gente scrive. Non è il nostro sito, diciamo, Iotta, è in generale internet. Abbiamo sicuramente io ogni qualvolta lasciamo perdere di chi è, no, io ogni qualvolta non lo sappiamo, no, e non si io sa. Io ogni qualvolta scrivo un post. Poi, se me lo dice, io sono felice perché è un grande scoop, perché di chi è il sito di Grillo non si sa, perché quando l'hanno querelato ho detto non è mio. Non ho capito. Non, di chi ha la proprietà legale? Sì, quando è stato querelato Beppe Grillo ha detto io non so. Non no, c'è. Ma non si sa. Le stavo dicendo. Se lo dice, ma io voglio sapere, di quei contenuti ne vogliamo parlare? Posso rispondere però? Certo, però deve rispondere alla domanda. Non se lei mi fa rispondere, però io rispondo alla domanda. Ma la domanda, dallo spazio che ha per emettere il suono, vai, prego. Vorrei soltanto rispondere. Uno, ogni qualvolta io scrivo un post, scrivo sempre sotto. State attenti e rispondete con garbo. Due, vorrei dire, e lo dico con orgoglio, che il Movimento 5 Stelle ha intercettato una rabbia, e io dico sacrosanto, un'indignazione sacrosanta degli italiani, sì, l'ha incanalata in democrazia e partecipazione. Mi dovete dire un incidente, uno, che c'è stato durante un evento del Movimento 5 Stelle, e sapete che sono anni che siamo in piazza tutti fine settimana. Posso dire una cosa? Però non ha risposto alla domanda. Io le ho chiesto, perdona. Se è il momento attivarsi, diciamo. È disposto con me Iotta, a vedere... ci dovreste ringraziare, sì, la rabbia l'abbiamo contenuta grazie alla speranza che diamo con la possibilità di andare al governo e cambiare finalmente le cose. Possiamo vedere insieme quello che scrivono i militanti? Certo. E ci dite quello che ti piace. E io dirò con lei che stigmatizzo quella reazione scritta da Tizio Caio Sempronio, non soltanto sul blog di Grillo, sulla mia pagina. Non è un tratto del movimento, diciamo, quello di... C'è una rabbia in questo paese, enorme, per via del fatto che ci sono 10 milioni di italiane che non riescono a curarsi, per via del fatto che i risparmi sono massacrati, che il Movimento 5 Stelle non è riuscito ad interpretare... Certo, però, ma ho detto questo, ho detto che il Movimento, però, grazie a Dio, questa rabbia, che è una rabbia per me giusta, perché le cose vanno male in questo paese, molto male, c'è malaffare e corruzione dovunque, ha interpretato e gli ha dato uno sfogo. È politico, sì, democratico, di immagino sul tema, solo... ma se puoi sì, anche portarci al tema delle banche ti draghi, questo, perché ha ragione Riotta, poi il sacro blog, io lo chiamo sacro perché è di Grillo, non si sa di chi è, ma comunque diciamo c'è il nome di Grillo, quindi il sacro blog è molto spesso una tavola cauda per antropofagi. Questo vuol dire che in quel sito compare soprattutto contro i giornalisti di tutto. E mi dispiace, c'è anche un episodio che la riguarda, ne abbiamo già discusso, diciamo, a gennaio. Diciamo in questo punto simile anche a Renzi e Berlusconi nell'atteggiamento alla stampa. Esatto, era quello che stavo per dire. Tratto... C'è un'intolleranza nei confronti dell'informazione che traspare in ogni occasione, sia sulla rete, sia sulle piazze. Perché, ripeto, a gennaio ne abbiamo già avuto occasione di discutere, lei è stato in piazza con gli ambulanti, se lo ricorderà, erano inferociti, urlavano contro la direttiva Bolkestein che diciamo gli sottrae una fetta di mercato, lei li difendeva, ma questi urlavano, ammazziamo tutti i giornalisti, sono tutti servi, e lei, mi dispiace, non ha speso una sola parola per qua dire... ne abbiamo parlato. No, la spesa è qua. Ma non è vero sì, per me. Però non in piazza. Non ma in chi piazza, l'ha sentito? Quando... Io l'ho sentito. Allora, no, dico questo per dire soltanto che c'è, al fondo c'è una preoccupante insofferenza per tutto quello Perfetto. Che è libertà dell'informazione, Perfetto. Quando ovviamente è critica. Perfetto. E allora Berlusconi, ma che doveva fare nei 20 anni precedenti? Perfetto. Quando detto, noi abbiamo fatto inchieste di diciamo, tutti i tipi. Va detto di che a differenza di Berlusconi anche Renzi poi vengono qua e si fanno intervistare. Per carità. All'epoca non lo facevano. No, non per soltanto carità. Questa è la differenza. Però... No, le banche... Giannini hai fatto un'accusa e certo. Permetti adesso rispondo. Certo. Uno, quando uno è in piazza non sempre riesce ad ascoltare con un megafono tutto quel che dicono certe persone. Sono venuto qua e come sempre li ho stigmatizzati. Ora vogliamo parlare di libertà di informazione? Benissimo, Berlusconi parlavate, non si faceva intervistare. A, io esattamente rispondo questo a qualsiasi domanda. B, il problema per me non è il giornalista in sé, come le ho sempre detto. Anche la stampa. Sono gli editori impuri, sono i Berlusconi, i De Benedetti, i Caltagirone, che hanno degli interessi privati e politici e utilizzano il sistema mediatico per salvaguardare degli interessi privati e politici e non per la libertà di stampa.
Questo Giannini. È una posizione legittima. È una posizione legittima. Vi chiedo di andare su un problema che il Movimento Giannini, se dovesse andare al governo, noi cacceremo dai partiti, dalla RAI i partiti, è un lapsus freudiano. Faremo pagare Mediaset le tasse giuste e aboliremo qualsiasi forma di finanziamento diretto e indiretto all'editoria, perché se mio padre con la piccola impresa ha dei problemi economici chiude dei giornali che magari non riescono a vendere più, invece magari gli arriva un contributo diretto e indiretto. A me questo non mi sta bene. Sembra... questo significa andare contro la libertà, diciamo, di Stato. Ritorniamo alle domande anticipate. Non penso di aver mai sentito un candidato che non avesse dato questi tre punti, e me lo ricordo Renzi 2014. Berlusconi, poi non l'hanno fatto. Torniamo al punto da cui partiamo. Ma noi, Floris, ma noi abbiamo un giornale di partito? No, sì. No, voi avete il sacro blog. Becchiamo quattrini pubblici. Rispondete, becchiamo quattrini pubblici in qualche modo? No. Il blog però... Giannini è finanziato pubblicamente? No, no. E allora questo sì, torniamo al generale. Non abbiamo piazzato uomini nobili dentro la televisione. C'è un problema enorme, le banche, vi pregherei di spostarvi. Abbiamo inserito persone nostre all'interno della RAI, della televisione. Beh, ancora no, non governa. Quindi facciamo il processo all'intenzione. Io questo lo respingo. Allora, non si può cercare di dare a loro colpe che ancora non hanno, né presumere che le avranno. Stiamo sui fatti. C'è un problema con le banche enorme, enorme. È uno dei nostri, l'hanno scelto, l'ha nominato. Ma no, l'hanno scelto tra la gente. Prego, banche. Banche, scusa. Banche di Battista. Chiedo di essere sono molto esperto, di sintetici. Ormai sono prego. Domande sempre sulle banche. Allora, sulle banche almeno con Renzi andate d'accordo, mi pare. E... beh, insomma, nella commissione parlamentare d'inchiesta, nella commissione parlamentare d'inchiesta su tutte le crisi bancarie degli ultimi anni, a me pare, l'ho letto e ho ascoltato anche le audizioni di Banca d'Italia, di Consob, la linea del PD e quella del Movimento 5 Stelle è abbastanza condivisa, e cioè colpe molto evidenti di Banca d'Italia, di Ignazio Visco e, in prospettiva, dal punto di vista delle audizioni da fare, anche di Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea. Anche Franco, ottimo. Su questo volete arrivare fin lì? Allora, la stessa domanda da Franco sul tema Mario banche. Mario Draghi poi era governatore della Banca d'Italia quando MPS fece quella diciamo operazione scellerata. Cioè si comprò quella banca, come si chiama? Santander, se non sbaglio? No è Anton Veneta, mi scusi. È da Santander, ha una cifra assolutamente fuori mercato. Quindi abbiamo chiesto l'audizione di Mario Draghi all'interno della commissione appunto sulle banche. Come potete pensare, a parte il fatto che io sono anche un po' stanco di dover parlare di Renzi, che per me politicamente è bollito, voi continuate a dire Renzi, Renzi qua, Renzi là. No, ma io non posso commentare quel che fa un soggetto che A, è costretto a guadagnare le uscite secondarie nelle stazioni per evitare contestazioni, B, aveva detto dopo il referendum che avrebbe, avrebbe prima o poi mollato la politica e ce lo ritroviamo sempre qua. Quindi io non lo voglio commentare. Ora, Renzi ha governato sì o no? Sì. Perché non l'ha mandato via quando poteva Visco? Uno. Franco. Due. Queste sono due leggi. Non compete ai governi. Come lei sa perfettamente, il governo fa una proposta su un governatore, poi loro hanno la maggioranza, che poi viene, diciamo, di norma accettata dal Presidente della Repubblica e fa un decreto. Così funziona. Tra l'altro ascoltando pure i soci di Banca d'Italia che sono banche private. Ora io ho portato queste due leggi, dato che io faccio il parlamentare fino a prova contraria, quindi io mi devo occupare di presentare delle leggi e trovare, qualora dovessimo avercela, la maggioranza e farle, diciamo, approvare. Queste due leggi riguardano, uno, la modifica, perché di fatto i soci privati, che sono le banche private, hanno un potere enorme. No, non è vero, non hanno nessun potere, non dica questo, perché non è così. Giannini. Nella governance non possono entrare per statuto, dovete dire la verità. Sì, però, due Giannini è una riforma per la separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali. Per quale ragione ci sono i crack bancari? Perché vengono gli astronauti e le meteorite? No, perché la politica si è mangiata le banche, perché non c'è stato un adeguato controllo da parte della vigilanza e da Banca d'Italia, e anche perché in Italia le banche private possono raccogliere il credito, quindi i risparmi dei cittadini, e con questo credito possono fare attività di speculazione. E poi il cittadino che magari dà quattrini questo al direttore di banca... Questo è il Massimo Franco, aspettate che parliamo tutti. Prego, Franco. E comunque di norma, perché poi lei lo sa Giannini,
La nomina del governatore è evidente che spetta al Presidente della Repubblica sul suggerimento del governo, ma il governo un parere agli azionisti di Banca d'Italia lo chiede sempre. Non agli azionisti, al Consiglio Superiore. È una struttura pubblica. Di alto profilo. Non provengono dalle banche private. No, per favore. Allora. Prego, Franco. No, che ha ragione Di Battista, che in realtà le loro posizioni sulle banche non sono coincidenti con quelle di Renzi, anche perché oggi il vostro candidato premier a Washington, dopo essere stato al Dipartimento di Stato, ha detto di avere smentito le dicerie sul Movimento 5 Stelle e di aver assicurato gli americani che il Movimento 5 Stelle difende il sistema delle banche. Quindi io vorrei capire bene qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, se è quella del vostro candidato premier o è la sua. Di Maio immagino che abbia detto, non l'ho letta questa agenzia, che il Movimento 5 Stelle difende come vuole la Costituzione e tutela il risparmio dei cittadini italiani. E queste leggi che noi proponiamo, tra l'altro in America dopo l'agenzia, lo scandalo Lehman Brothers, alcune banche sono... Però diceva invece che difendeva Franco, il queste proposte bancario. di legge significano appunto tutela del sistema bancario e migliorare il sistema bancario. Sì, ma mi pare che voi in Italia diciate delle cose che a livello internazionale dite altre. Quando avete bisogno di essere legittimati sul piano internazionale dite una cosa, quando state in Italia un'altra. Mi chiedevo pure una persona come lei, un esponente politico come lei, che è accreditato come un amante del terzo mondo, dell'America Latina e anche di essere filo russo, come questo si lo dice sente... Lei. Beh, no, vabbè, sì, lo dico io. Ma perché? Allora, diciamo, lei è antirusso, va bene? No, ma scusate, ma no, Letta no, incontra Putin e filo Putin? No, ma... Renzi incontra Putin e filo Putin? No, scusi. Voglio capire una cosa, però. La fine della sanzione l'avete chiesta. Come fate? Come fate? Adesso ci arrivo, allora. Alla Quindi parliamo di un'idea. Di andare in America e dire che siete con gli Stati Uniti. Cioè, c'è qualcosa che non quadra rispetto ai vostri referenti. La risposta è di un minuto comprensiva. La risposta è che è evidente che l'Italia sia un alleato degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro credo sia il partner commerciale più importante dell'Italia. Che cosa significa? Che vogliamo rompere i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America? Assolutamente no. E quindi Luigi è andato a fare un viaggio, tra l'altro come vicepresidente della Camera, una missione diciamo internazionale, anche per raccontare quel che è il Movimento 5 Stelle. Io sono stato tra l'altro anche a New York all'Assemblea delle Nazioni Unite e sono stato anche Mosca. A Mosca sono andato per baciare le mani di Putin? No, perché per me la sovranità in questo paese appartiene al popolo italiano. Io non è che sono filo russo o filo americano, mi occupo degli interessi degli italiani. E oggi Riotta combattere le assurde sanzioni che non hanno minimamente intaccato Putin, ma hanno intaccato gli interessi del comparto agroalimentare delle imprese italiane, significa sostenere no la Russia, sostenere le imprese italiane. Questa è la nostra lucha. Le sanzioni. Piccola sono state pausa. Perché non finisce mai la politica. Voi alle volte io rispondo a tutto, però entrate con dei pregiudizi. Io allora sono filo russo, allora è filo russo Prodi, è filo russo Letta, è filo russo Berlusconi. Salvini è filo russo. No, io parlo di presidenti del Consiglio, è filo russo Renzi che Putin l'ha incontrato sì o no diverse volte, è filo russo Gentiloni che l'ha incontrato. Ma dobbiamo preoccuparci, grazie Di Battista, io la devo salutare, portatelo via. Pochi minuti, Orfini, Travaglio e altri, grazie Di Battista.